Ma vedi che cosa, ma vedi che cosa? Stavo leggendo proprio frasi da non dire per fare durare un matrimonio. Frasi da non dire. Queste frasi, se si dicono spesso la sera, portano alla rottura di un matrimonio da parte di lui. Ma vedi che cosa? Rottura di un matrimonio. Io queste frasi, vuoi dire, le ho dette sempre, la rottura non c'è stata del matrimonio. A me mi ha detto la Iorincia, come mai, dico io. Allora, per esempio, una frase da non dire, spesso la donna per fare durare il matrimonio mi fa male la testa. Cioè, ora dico io, una femmina non ci può fare male la testa, ok? Non ci può fare male la testa, dico, non ne abbiamo mal di testa noi donne, hai capito? Quindi qua c'è messo, non dire mai mi fa male la testa, soprattutto quando si va a letto. Signore, io mi aiuto a cliccare con una emicrana in testa che un mi ha potuto passare, anche quando però non l'avevo, io ci dicevo c'ho mal di testa, capito? Manco per spugnare, non ne valeva neanche la pena. Ma ancora ce l'ho qua. Un'altra frase da lì, quanto arissi, io chissà, addimentavo pure una lavabiancheria magari. Ho il ciclo. Bì, quante volte l'ho detta sta frase io? Mamma mia, io avevo tutti i poteri, ero una lavatrice piena di programmi, programmata, sintetico, robusto, misto, hai capito? Era tutta la cosa, già disse tante volte, ma io caido ma devo per dire, ma sempre, sì, non lo vedi? Sì, non farmi toccare. Ecco, questo può portare alla rottura del matrimonio, se si inventa sta cosa. E io la rottura, un lappe, ho solo rotture di palle da parte di mio marito e basta. Un'altra, eccolo, ecco, un'altra da non dire, ho diarrea. Signori miei, ma una ora è priva di rengabenetto, è priva di avere il mal di pancia che c'è già subito la rottura romagiore. Io sai quanto vuote. Mi alzavo durante la notte, mi sai, no, che bene, ma non l'ho capito, la privacy è una cosa, io poi trovo questa privacy durante la notte, quando non c'è nessuno, mi stimola di più. Hai capito? L'ho detta tante volte, risultato, mio marito è qua. Quindi, signori miei, quale rottura è rottura? Un'altra frase da non dire, ieri sera non ho dormito. Io, sì, ci diceva spesso io. Stasera sono stanca, stasera mi pare dura che mi va qui che così mi addormiscio. Sì, io ce l'ho detta tante volte, capito? Solo che io stavo così, capito? Così, quando lui veniva, io sto parlando quando funzionava, quando lui veniva, aspettava che si addormisceva, rapeva la voce, oh, capisci? E mi guardavo il telefonino. Sì, io tuttora faccio così, tuttora io dormo con un occhio solo, meglio, hai capito? Comunque dice che sono frasi che portano alla rottura di un matrimonio da parte di lui. E dice che con queste cose possono nascere i tradimenti. Dice capo, signore mia, può nascere tutto quello che vuole. Tutto quello che vuole. Anzi, se ci sono frasi che portano alla rottura di un matrimonio, caito se ne può dire, ma non se ne va. Non se ne va. Non ne lave sta serva che ci lava, che ci stira, che ci cucina. Non ne lave. Capito? Non ne lave. Ecco, forse una cosa da fare che non ho pensato è quella di non lavarci manco più. Dice, mi cambio le mutande, vai a calè, a così, capito? Mi cambio la canottiera, vai a calà. Così può essere che magari se ne va. Ah, ancora la iucca. Signori miei, dobbiamo finirla con questi detti persi. Sono detti non validi. Non validi. Perché io tutte queste tecniche le ho adoperate tutte per distruggere il mio matrimonio. Di più dicevo ste cose e di più lui insisteva, anche ieri sera ha insistito, capito? Ci ho detto ho mal di testa e lui mi ha detto prenditi un'oca, capito? Un'oca, ci se l'oca non ce l'ho e io il mal di testa me lo prendo e me lo tengo, capito? E che, io, anche se io ho tanto tempo, e tu sempre ci tenta, mascolo sempre ci tenta, capito? Sempre ci tenta. Va bene, vi saluto. Un bacio dalla signora Titina, una buona serata a tutti voi. Ciao, ciao.